già fatto al, al PHP Day a maggio, per chi l'ha già visto mi dispiace, spero solo di massacrarlo di meno in lingua originale invece che in inglese, ed è eh, adding event sourcing to an existing PHP project. Eh, mi hanno eh, chiesto di eh, farlo alla fine eh, come sostituzione del talk originale perché il talk originale parlava di CQRS che toccheremo in parte eh, durante il mio talk. Direi che questa slide la possiamo saltare. E la prima cosa che volevo dire prima di iniziare, e, eh, ovviamente comincio a contare da zero perché siamo programmatori, giusto? No? E, è il fatto che quello che vi racconterò è uno sforzo di gruppo, non è una roba che ho fatto io personalmente. Questo è il Team Shark, eh, sviluppatori, product owner, grafico e quant'altro. È il team di cui ho fatto parte fino a un anno e mezzo fa, poi adesso ho un mio team di cui sono responsabile, ma in cui fondamentalmente ho lavorato e ho imparato quasi tutto quello che vedremo eh, nel mio talk. Il disclaimer numero uno invece è che abbiamo comunque avuto bisogno di aiuto, quindi non è nemmeno tutto merito nostro. Eh, abbiamo chiamato Gabriele Lana, che forse qualcuno di voi qui conoscerà, eh, come consulente su questo problema di cui parlerò, perché ci serviva un modo veloce per buttare nel nostro progetto MongoDB e l'event sourcing. Ma per iniziare, cos'è l'event sourcing? Allora, in genere per queste cose si utilizza l'esempio principe, i soldi. Perché? Perché praticamente si può spiegare l'event sourcing in, nella stessa maniera in cui vengono gestiti i soldi nelle banche, e quindi è una roba che potreste tracciare all'indietro, fino alla Mesopotamia, quando sulle tavolette di pietra segnavano presi cento sacchi di grano e roba del genere. Fondamentalmente, quando ho una transazione monetaria senza gli eventi, okay, facciamo l'esempio come se dovessi fare un applicativo per una banca in PHP <ride> okay. e, lo faccio, e lo faccio in crude, no, non piangete, trattenete le lacrime, di fatto dovrei salvare ogni volta lo stato del mio conto corrente, okay? quindi quanti soldi ho. Il problema sta nel fatto che ogni operazione sovrascrive... L'informazione, quindi con la concorrenza cosa succede? Faccio due prelievi contemporaneamente, magicamente mi rimangono dei soldi in più, male. Ovviamente non è così stupido l'applicativo, voi dite, vabbè, ma ho le transazioni del DB. Sì, però le transazioni del, del DB in realtà sono un trucco, sono fallibili. Cioè in pratica ci stiamo semplicemente, ci stiamo semplicemente fidando del DB che dirà ok ho due richieste contemporanee. Male che vada una delle due l'ammazzo. Non è proprio fantastico, no? Con gli eventi, invece, che si usano nell'event sourcing, non andiamo a salvare quello che è lo stato attuale, ma andiamo a salvare quello che è successo, le azioni. Quindi, se ho fatto un prelievo, se ho fatto un deposito, e quindi la concorrenza non è più un problema. Perché, nella peggiore delle ipotesi, cosa può succedere? Sempre nel caso di fare due prelievi contemporaneamente, male che vada vado sotto zero. Ok? E quindi non è più un problema tecnologico, diventa un problema di business. Vogliamo permettere al nostro cliente di andare sotto zero, ma in caso gli facciamo pagare pure una penale, ok? Avete eliminato il problema tecnico ed è diventato una domanda di business e un'eventuale nuova feature. Perfetto. Al massimo, avere tutti gli eventi comunque significa avere lo stato attuale dell'applicazione perché basta ripercorrerli, aggregarli in qualche maniera e abbiamo lo stesso, quello che è quanti soldi ho sul conto. Okay, lo stato attuale. In tutto ciò cosa c'entra il CQRS? Il CQRS è un diciamo un design pattern, più o meno quasi architetturale, eh, ed è normalmente opposto al CRUD. Nelle slide ho lasciato un link a un articolo di Martin Fowler su questa, che parla proprio di questa comparazione. Ma usiamo un esempio pratico proprio in casa Symfony. No? Il CRUD, vabbè, avete un form, quindi creazione, lettura. Aggiornamento e cancellazione. No? La sigla sta per quello. Avete le vostre entità di Doctrine, che è un'unica classe che vi mappa al database. Quindi con la stessa classe, con lo stesso pezzo di codice, scrivete e leggete. Il CQRS, che sta per command query responsibility segregation, non l'avrei saputo dire senza leggere, vi impone il contrario. Vi costringe a scrivere due pezzi di codice completamente separati per leggere e scrivere. Quindi hai il command che è la parte che scrive, dice fai qualcosa, altera lo stato della mia applicazione, e la query che è la lettura. Diciamo che per esempio oggi abbiamo visto API Platform, API Platform col fatto che ha due interfacce separate per fare le letture, quindi il data provider e le scritture col, non mi ricordo il nome, ma data persistence, perfetto, grazie di fatto possiamo dire che è quasi un'implementazione del CQRS. Voi potreste barare e implementare le, interse, le, interfacce sulla stessa, le due interfacce sulla stessa classe ma no, e non sarebbe più CQRS. Però diciamo che questo è il motivo per cui il mio talk è tangenziale a quello originale. Diciamo che in linea di massima potete sempre fare CQRS e farlo anche senza l'event sourcing, ma è molto difficile fare event sourcing senza CQRS e vedremo poi perché. Momento del raccontino. Perché ho voluto fare questo talk? Allora, volevo usare una specie di metafora, magari un'esperienza un di vita. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, siete lì che programmate, arriva il vostro capo, ah, devi fare questo progetto nuovo, questo cliente, vuole una roba gigante, questo, 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 comincia a elencarvi requisiti, quant'altro, e voi vi fregate le mani. Bellissimo, comincio bene. Symfony 4, PHP 7, Test, PHP Stan, BHAT, ci ficco tutto. Anche l'event sourcing. Ok, una roba del genere, no? Il cosiddetto progetto Greenfield. Ma è fantascienza, giusto? A quanti di voi è capitato? Alzate le mani. Nessuno. Perfetto. Perché normalmente quello su cui lavoriamo tutti i giorni somiglia un po' di più a questo. Un bel... Casino incredibile in cui avete codice legacy, roba intrecata, vi arrivano miliardi di richieste, quindi fondamentalmente già state litigando per riuscire a fare refactor, tenere le cose in ordine a posto, figuriamoci ficcare dentro una roba complessa come l'event sourcing. Perché succede questa cosa? Perché purtroppo nel mondo reale quello che capita è che i progetti partono piccoli e semplici, un prototipino, l'MVP, se proprio siamo fortunati, e in realtà. Eh, aggiungere sin dall'inizio l'event sourcing è costoso perché ha tutta una serie di cose che vanno sviluppate all'inizio anche solo per fare l'home page e la prima visualizza crea modifica quindi questo significa che soprattutto con php un approccio crude rapido all'inizio è usato il 99% delle volte quello che invece è la complessità eh, di business che potrebbe giustificare l'uso dell'event sourcing arriva solo dopo arriva solo nel momento in cui eh, magari feature su feature su feature la roba si incastra e avete bisogno di qualcosa che vi tiri fuori le castagne dal fuoco. Nel nostro caso, vi racconto un po' di background del progetto da cui ho tirato fuori tutta questa roba. Parliamo eh, per il Team Shark, che è quello che vi ho fatto vedere prima, della piattaforma FPN che sta per facile partner network. Che cos'è? In pratica, è una piattaforma business to business, eh, è una piattaforma privata che noi offriamo e permette al caro vecchio assicuratore con l'ufficetto in giro per l'Italia eh, di vendere quelle che normalmente sarebbero assicurazioni acquistabili solo online, le stesse che potete vedere sul nostro sito pubblico. Okay? Eh, lo offriamo, come vi dicevo, a dei collaboratori sul territorio e questi magari hanno già il loro ufficetto, la loro, ehm, la loro clientela, la, un mandato con un'assicurazione tradizionale, eccetera però gli diamo fondamentalmente un canale in più che magari è più economico e loro nella loro persona andrebbero a supplire a tutto quello che manca nell'assicurazione online. Quindi il fatto che normalmente staresti al telefono col call center per qualunque cosa, mentre lì hai una persona a cui rompere le scatole se fai un incidente, se devi rinnovare l'assicurazione, tutte queste cose. Perché questo è importante? Perché significa che abbiamo un dominio complesso perché a differenza anche solo comparando con il nostro sito pubblico gestiamo la polizza anche dopo che è stata venduta gestiamo le relazioni con i, co con i clienti Ge facciamo anche usando, rubando un termine dal design pattern da adapter perché alla gente non gliene frega nulla che sta comprando una polizza piuttosto che un'altra non gliene frega che una compagnia ha un processo e un'altra ne ha un altro diverso sta usando la nostra piattaforma e quindi noi siamo costretti a isolare queste Differenze in modo che non, non arrivino al, uh, al collaboratore e questo è il motivo per cui volevo rubare il termine adapter che tanto ci è caro in altri contesti. Ultimo, ma non ultimo: già abbiamo poi a parte tutte queste migliaia, penso siano 2000 di agenti sul territorio, abbiamo 40 persone, account commerciali all'interno che li gestiscono. Il progetto sta per raggiungere i 7 anni di anzianità. Insomma. Quel casino che avete visto là, non dico che siamo in quelle condizioni, ma ah, è un progetto bello grosso e bello importante. Quale problema avevamo? Fondamentalmente a, abbiamo un business che evolve molto in fretta, le regole di business cambiano molto in fretta e al contempo i nostri analyst ci chiedevano spesso nuovi report per tirare fuori nuovi dati, quindi nuove reportistiche, eccetera. Ma al tempo stesso i report devono continuare a funzionare anche sui dati storici. Questo cosa significava? Che un report, spesso e volentieri con Doctrine non usciva fuori. Diventava una query SQL lunga così. E per garantire che continuasse a funzionare anche sui dati storici, quando magari nel frattempo decidevamo di far evolvere la struttura delle nostre tabelle su cui lavoravamo sia per i report che nel day to day, eh, era una zavorra fondamentalmente, ok? Era come avere debito tecnico senza essercelo andato a cercare. Fantastico. Inoltre. Nel frattempo avevamo un'altra funzionalità che cominciava a avere qualche problemino di architettura all'interno del database relazionale, anche qui Doctrine più MySQL, classico. Brutalmente avevamo una, una entità astratta che aveva talmente tante figlie che abbiamo raggiunto il limite delle join di MySQL, che credo sia 63. Quindi riuscivamo a fare query solamente sulle figlie, sulla padre non c'era verso. Quindi, insomma, sapevamo che dovevamo intervenire. E le nostre soluzioni abbiamo preso non due ma tre piccioni con una fava, abbiamo chiamato Gabriele, abbiamo buttato dentro MongoDB nel nostro stack tecnologico e abbiamo deciso di imbarcarci nel fantastico mondo dell'event sourcing. Cosa significa in pratica? Significa che per noi un evento è un documento su MongoDB con quattro principali campi: il tipo, la famiglia, il payload e i metadata. Quindi assomiglia a una roba così, per chi non lo sapesse su MongoDB i documenti sono come un JSON più o meno. Ok? Vediamo pezzo pezzo. Tipo e famiglia. Tipo e famiglia sono due stringhe. Il tipo è il nome dell'evento, ok? Quindi ci permette di capire fondamentalmente qual è la struttura del documento da che dobbiamo aspettarci, perché MongoDB non ha uno schema a differenza di MySQL e quindi potremmo avere nel JSON la qualunque, però noi gli diamo un nome, quindi sappiamo che dentro c'è qualcosa che ci possiamo aspettare. Rappresenta cosa è successo? Polizza venduta, pagamento ricevuto, Roba così. Mentre la famiglia è un raggruppamento un pochino più generico: polizza, pagamento, utente, account, ok? E ovviamente tutti questi nomi dipendono fortemente dal vostro dominio di business. Questi due campi sono altamente utili per ricercare e filtrare perché non lavoreremo mai con tutti gli eventi messi assieme, ma solo con un subset, per esempio o con tutti gli eventi di una, di una polizza o di tutti, tutte le polizze, per esempio. E Piccola nota, tenete conto che tutti gli eventi di tutti i tipi finiscono in un'unica collection di MongoDB, ok? E questa collection diventa grande piuttosto in fretta, poi vedremo che problemi ci causa. I in metadata invece non sono una stringa secca, ma un sotto array JSON. E anche questo è molto utile per le ricerche. Un must come metadata è il created at, o chiamatelo come voi, eh, che vi dice quando è successo quell'evento, un bel timestamp secco. Eh, e ci serve ovviamente indicizzarlo perché dobbiamo andarci sopra in ordine, dobbiamo andare a riprodurre gli eventi in ordine altrimenti facciamo pasticci. Eh, possiamo anche aggiungere informazioni di sistema tipo l'utente loggato quando l'evento è stato scatenato, da che, da che origine, che applicazione, bla bla bla, quello che volete, okay? perché poi invece tutto il resto va nel payload, il payload di fatto contiene le informazioni sull'evento stesso. Cosa è successo? Ok, prodotto emesso, quale prodotto? E scrivete l'id, non lo so, potete mettere a quale prezzo, con quale tipo di pagamento, quello lo vedete voi in base al vostro dominio. E ovviamente la cosa di cui bisogna ricordarsi è che i nomi degli eventi sono al passato per un motivo molto semplice, l'evento deve esserci già concluso, quindi voi lo generate quando la cosa è successa davvero. E a questo punto la domanda ovvia è ma cosa ci devo mettere di preciso? Ce lo metto o non ce lo metto questa informazione? Perché ce ne sono un set ovvio, poi c'è un'area grigia dove non lo so, forse sì, forse no. La regola d'oro che Gabriele ci ha lasciato è se sei nel dubbio metticelo. Perché? Il perché è molto semplice. Gli eventi in teoria non si modificano, sono nel passato, sono scolpiti nella pietra come le tavolette babilonesi, ok? Una volta che è successo, fine. Quindi quando voi scrivete un evento, lo mettete in append only sul DB e non lo toccherete mai più, lo leggerete e basta. Quindi se poi dopo un anno scopri che ti sei dimenticato un pezzo, addio, sei fregato, perché l'evento ormai è successo, magari eh, non hai un'altra fonte di dati a cui attingere per sapere qual era quell'informazione, persa nella nebbia del tempo, addio. Quindi quando siamo passati a scrivere questi eventi, quindi la parte command dell'event sourcing, ci è venuto a comodo il fatto che usavamo già tanto l'event dispatcher di Symfony e quindi avevamo una, una logica di business già molto pilotata a eventi di Symfony e quindi avevamo già naturalmente nel nostro codice quasi dei segni a posto per dire qui è successo qualcosa, devo generare un evento. E di fatto questa forse è la parte più difficile per iniziare perché dovete girarvi tutto il vostro applicativo e dire qui è successo qualcosa, devo scriverlo, qui è successo qualcosa, devo scriverlo. Okay? Per mettere un po' di ordine in questo marasma abbiamo usato uno schema di evento base più decorator, ovvero cioè l'evento base prodotto, per cui c'è un set di campi che devono esserci sempre se stiamo parlando di un evento della famiglia prodotto, polizza o chiamate come volete. E poi i decorators, che in pratica per esempio c'è l'account decorator, ok? Se c'è un account coinvolto aggiunge un set di campi relativi all'account per dire il suo ID, il nome e cognome, chi era il responsabile di quell'account in quel momento e questo genere di cose che così scriviamo nella pietra e se per sbaglio per esempio il responsabile dell'account cambia nel tempo, storia vera, era proprio uno dei problemi che avevamo su MySQL. Eh, non abbiamo problemi perché l'abbiamo scritto nella pietra sull'evento nel momento in cui è accaduto e te lo porti dietro vita un'altra volta durante. A questo punto, però, eravamo un po' indecisi perché, non avendo esperienza con MongoDB, era la prima volta che lo aggiungevamo nel nostro stack tecnologico, non ci sentivamo molto sicuri perché, di fatto, avremmo dovuto scrivere su MongoDB in tutti i processi critici: pagamenti, emissioni di polizze, tutto. Tutti i punti più critici normalmente avranno degli eventi, ok? E se si pianta una roba del genere perché avete fatto un bug stupido perché non sapevate di una scemenza di MongoDB, il manager lo sentite voi perché non stanno entrando soldi. Quindi abbiamo fatto un trade-off dal rispetto a quello che dovrebbe essere il mondo ideale, lo stato dell'arte. E abbiamo scelto di ritardare la scrittura su MongoDB usando la nostra coda di eventi eh, RabbitMQ avevamo già una coda in cui mettevamo dei lavori da fare in maniera sincrona e abbiamo aggiunto una nuova categoria di job da fare, scrivi l'evento. Quindi fondamentalmente preparavamo un mega JSON dell'evento mentre accadeva, lo mettevamo in coda e prima o poi veniva scritto. Perché è un trade-off? Perché come vi ho detto prima, in teoria dovreste scrivere gli eventi in append only e gli eventi quindi dovrebbero essere immutabili e ordinati nel tempo. Nel momento in cui inserite Rabbit in Q nell'equazione, non siete sicuri dell'ordine e quindi qua potremmo avere eh, un po' di problemi. In realtà il trade-off è stato ulteriormente intenzionale perché questo ci ha permesso di scrivere eventi per il passato, altra cosa che in teoria nello stato dell'arte non si fa, è molto sbagliato. Perché non dovresti farlo? Perché di fatto tu non li hai generati nel passato, quindi stai deducendo cosa è successo nel passato. E se lo deduci da una tabella MySQL che potrebbe aver subito degli edit, ti potresti perdere dei dettagli, degli avanti e indietro che sono stati fatti nel passato e che invece non riesci a storicizzare. È un trade-off, uno può scegliere se eh, affrontarlo o meno, può sceglierlo anche in base ai dati che ha in mano sul proprio MySQL, però nel nostro caso era eh, molto utile perché vi faccio un esempio gestiamo i rinnovi delle polizze. Il rinnovo di una polizza auto succede un anno dopo, non potevamo permetterci di aspettare un anno prima di cominciare a generare gli eventi su cui basarci per generare i rinnovi. A quel punto quindi abbiamo preso la decisione di generare con dei trade-off, con delle interpretazioni un po' libere, ehm, gli eventi anche per il passato e l'abbiamo potuto fare solo perché a monte, avendo detto ok, non siamo sicuri dell'ordine degli eventi, allora a quel punto anche generarli per il passato non è un problema, tanto useremo qualcos'altro per ordinarli correttamente. Ehm, L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è evitare di scrivere duplicati, cioè io da un certo punto nel presente comincio a scrivere gli eventi, nel passato ricomincerò dal momento zero e andrò avanti, quando raggiungo il presente devo fare attenzione a non, non fare macelli. Ah, questa è una cosa già detto sul fatto che stiamo derivando lo stato da un, una roba che potrebbe essersi persa a dettagli. Ok, scrittura completata. Passiamo alla parte di lettura, quindi il read. Come si fa? Si usano le cosiddette proiezioni. Praticamente eh, aggreghiamo gli eventi in qualche maniera e eh, facendolo, magari. Vedetela come una moviola del passato, ok? Riproduco il passato e tiro fuori quello che mi interessa mentre lo riproduco. E quindi di fatto rigiriamo sugli eventi in maniera ordinata nel tempo, uno alla volta. Vediamo un po' di codice, ok? Così forse ci, ci capiamo meglio. La nostra implementazione era a tre step fondamentalmente. Abbiamo il runner che usa il run state, abbiamo il projector e gli executor e abbiamo il projection state. Il runner. È una classe, un servizio di Symfony, un comando, o forse no scusate, era un servizio usato dentro un comando, vabbè, comunque, è una classe molto semplice che ha solo questo metodo pubblico, run, che non fa nient'altro che eseguire proiettori. Okay? Ogni proiettore andrà a produrre una proiezione, quindi una reportistica, un risultato finale di qualunque genere. E, di fatto il runner non fa nient'altro che ciclare sopra gli eventi in maniera ordinata. Uno alla volta lo passa al proiettore, il proiettore fa quello che deve fare, fine. Il run state invece è un documento che viene scritto su MongoDB e ci tiene uno stato della proiezione mentre viene eseguita. Eh, ha un po' di. Eh, vabbè, qui ho usato un'interfaccia che è propria nostra per dire che persistiamo su MongoDB. Eh, All'interno ha la fully qualified name del proiettore a cui si riferisce. Quindi abbiamo tanti run state, un run state per ogni proiezione, un booleano per dire se sta ancora girando, un timestamp dell'ultima volta in cui ha terminato di girare, con successo, si spera. Eh, e poi eh, due informazioni che ci servono per capire dove eravamo rimasti al giro precedente. Perché cosa succede? Noi facciamo girare il proiettore. A un certo punto raggiungiamo la fine, ci fermiamo. Ma la nostra applicazione continuerà a produrre eventi, quindi dovremo rilanciarlo, riprendere da dove eravamo rimasti e fare gli eventi mancanti, che ancora non abbiamo elaborato. Ci teniamo, e questo fa parte del trade-off intenzionale di scrivere fuori ordine: sia l'ID eh, dell'ultimo evento, dell evento elaborato, scusate, sia il ehm, created at, il timestamp di cui vi parlavo. Questo perché gli ID sono incrementali, se scrivo fuori ordine non mi basta più l'id, ho bisogno di guardare le due cose. È un po' rompiscatole, però il trade-off l'abbiamo scelto e questo è quello che abbiamo fatto. Il proiettore ha questa interfaccia e ha fondamentalmente eh, il metodo principale che è project and save, che prende un evento, tira fuori un risultato e dentro fa le sue elaborazioni del caso, e un paio di hook interessanti, quindi ha un getEventTypes che mi dà gli array dei tipi di eventi a cui questo proiettore è interessato, così il runner può filtrare e non dargli tutte le l'enorme blob di eventi. E poi ha un hook prima e dopo la proiezione, initialize projector e ehm, normalize after run. Okay? Sono degli hook perché così se devo fare una preparazione all'inizio o alla fine, in genere capita più spesso di fare una roba alla fine, tipo faccio degli eventi tipo polizze vendute, ok? Mi escono tutte le cifre per tutti i giorni meno sabato e domenica, perché vabbè, ragazzi, non si lavora nel weekend. Però magari mi viene comodo che il mio, la mia proiezione, il mio risultato abbia degli zero. Quindi, cosa faccio? Prendo il normalizer, ripasso su tutti i risultati. Dove non trovo la giornata, ci scrivo un bello zero. Fine del lavoro. Ultima cosa, poi c'è get additional event filters. Praticamente se posso filtrare ulteriormente al di là del tipo di eventi a cui sono interessato, lo dico, tipo non darmi niente di più vecchio del 2017, perché il mio report deve partire da quell'anno, per esempio. Questo ovviamente velocizza perché devo fare una query su meno documenti. Vediamo cosa fa il runner nel run. Questa slide vi mostra solamente i check prima dell'esecuzione, ovviamente è molto più quello che l'esecuzione effettiva. Innanzitutto mi carico... Il runner state, il run state. Quindi mi ritiro su dal DB come ero rimasto all'ultimo giro su questa proiezione. Se trovo il booleano still running, ops, allo scorso giro è crashato c'è qualcosa che non va. Eh, qui sulle slide c'è scritto reset, ma i miei colleghi, dopo che sono andato via, eh, hanno trovato un modo per evitare di fare reset. Reset ricomincia da capo: due palle, però, siccome era abbastanza eh, ottimizzato, era comunque veloce. E in meno di 5 minuti si rigirava la milionata di eventi necessaria a eh, ricalcolare tutto. Eh, adesso non ho trovato un modo per fare una specie di oh, aspetta, faccio un, una retromarcia sino a eh, dove è necessario e poi ricomincio da capo. Dipende se si riesce a fare o meno. Eh, passo successivo: faccio proprio la query, quindi passo al proiettore del run state e decido di fare la query. Quindi prendo tutti gli eventi in base ai filtri del proiettore. Eh, meno quelli già elaborati in base al run state e ho un bel iteratore sulla collection di MongoDB. Se l'iteratore è vuoto, perfetto, non è successo niente dall'ultima volta che ho, sono stato eseguito, non c'è niente da fare, esco. Altrimenti vuol dire che ho un primo evento e controllo, e qui rientra il trade-off, che questo primo evento, che ovviamente è ordinato cronologicamente, quindi è il più vecchio tra quelli che devo elaborare, non sia più vecchio dell'ultimo che ho già elaborato, quindi mi è arrivata una, una roba fuori ordine normalmente questa roba capitava se scrivevamo ulteriori eventi per il passato ovviamente, una volta che siamo, ci siamo messi al passo non serve più, però magari, ah, rarissimamente può capitare che siccome scriviamo attraverso RabbitMQ, arriva qualcosa fuori sincrono, porca miseria vabbè, comunque, o faccio reset oppure come dicevo, con la nuova implementazione faccio una, un, una corsa a ritroso a dove, ero, a dove devo tornare indietro, cioè il timestamp del più vecchio che mi ritrovo e poi riprendo e ricomincio. Poi vi spiego bene in cosa consiste andare avanti e andare indietro. E, ultimo step, prima di cominciare, aggiorno il run state per dire, sto girando, still run in true e se necessario qualcos'altro. Il run di fatto è un, un ciclo stupido sull'iteratore, prendo l'ultimo evento del prossimo evento da elaborare, lo passo al proiettore ed eventualmente... Abbiamo inserito anche una roba che ci permette di interrompere una proiezione anche se non è completa. Che ne so, deve buttare giù il server, devi fermare tutto. Fa comodo. Tanto il bello del proiettore è che può essere interrotto e ripreso quando vogliamo. Quando ho finito, richiamo look di normalize e eh, riaggiorno il run state per dire: ce l'ho fatta, quello è l'ultimo evento che ho elaborato. Perfetto, così. Il proiettore poi in realtà è un po' una scatola vuota, nel senso che l'elaborazione vera e propria non la fa lui, ma li fanno i cosiddetti executor, cioè il proiettore sarà così, in cui dice, ok, dammi l'executor giusto per quell'evento e poi eseguilo. Ok? E eh, l'executor ha questa interfaccia, quindi mh, ti sa dire quali tipi di evento supporta, e appunto il metodo execute, cioè dammi l'evento che faccio quello che c'è da fare. E questo ci permette eh, di spezzettare altamente la logica di tutta questa carrozzone in unità molto 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 piccole, perché poi avrete un executor che molto probabilmente saranno 10 righe di codice e dice che se una polizza è stata emessa deve fare più uno su una colonna fine. Tenete conto che il risultato della proiezione potrebbe essere qualunque cosa. Nel nostro caso 9 volte su 10 era un report scritto o su MySQL o su MongoDB, ma potreste scrivere un JSON, potreste chiamare un API, quello che vi pare. L'importante è che sapete ridurre, ok, è successo questo evento, so che devo fare questa cosa. La cosa difficile degli executor è che devono essere idee impotenti. Cioè, se per sbaglio, per un bug, elaboro due volte lo stesso evento, non devo fare casino. Stiamo parlando di un'emissione di una polizza, sarebbe cosa buona e giusta segnarmi l'id di quella polizza, così se mi ripassa sotto il naso dico no ma questa l'ho già segnata e messa, non devo rifare un più uno. Okay? Per fare questa cosa abbiamo eh, il documento Projection State che è simile al run state, però ce ne sono molti di più perché oltre ad avere la, il nome del proiettore c'è anche il cosiddetto Correlation ID il correlation id nell'esempio che ho appena fatto sarebbe l'id stesso della polizza quindi fondamentalmente l'executor potrebbe dire ok, quando segno una polizza come emessa mi segno un projection state per quella polizza ci scrivo che mi risulta emessa in tal data faccio il più 1 sulla colonna che mi interessava e vado avanti se al giro successivo mi ritorna polizza emessa ma mi ritrovo il projection state dito no, no, non devo fare nulla quella polizza mi risulta già emessa c'è stato un bug, una duplicazione, qualcosa e quindi non faccio danni. La cosa interessante del projection state è che c'è anche l'expire cioè possiamo dirgli eh, eventualmente quando non sarà più valido nel tempo. Perché? Perché è molto importante ridurre all'osso l'ammontare la dei dati che salviamo. Non possiamo esagerare col numero di eh, projection state perché quell'informazione viene querata a ogni iterazione. Se dovete lavorare su un milione di eventi, state parlando di un milione di query in più. Forse non è il caso. Quindi, per esempio, anche il fatto stesso che un projection state non esista può essere un'informazione. Se il projection state non lo trovo, perfetto, vuol dire che devo segnare quella polizza come messa. Se lo trovo, porca miseria, devo fare qualcosa. Se mi arriva l'evento polizza rimborsata, devo fare meno 1 e cancello projection state. Una cosa carina è che poi grazie a MongoDB c'è questo indice speciale che permette di autocancellare i documenti. quellexpire può essere sfruttato per dire ok, quando supero il timestamp indicato dallexpire at, cancellalo e quindi questa collection di documenti si autopulisce. Fantastico. Anche questo dipende strettamente dalla vostra logica di business, da come state costruendo la vostra reportistica, eccetera. Alla fine di tutta la fiera, il vero trucco qua è stato allontanare lo stato dalla nostra logica. Così come viene consigliato nella programmazione oggetti, il bello è che tutte le volte che avevamo bisogno di scrivere qualcosa, uno stato, non ce lo portavamo dietro a livello di variabili, lo scrivevamo su un documento Mongo. Quindi se moriva la proiezione, se crashava, se sbagliava qualcosa, stava sul DB, su qualcosa, su un servizio che è dedicato a mantenere lo stato. L'intera architettura che vi ho appena descritto è tutta stateless, non ha bisogno di avere informazioni nella sua pancia. Le uniche proprietà di quelle classi sono tutte dipendenze, non ci sono variabili, timestamp, stringhe, booleani, niente. E questo è il motivo per cui questa roba è veramente, veramente robusta e è, è parte di quello che Gabriele ci ha lasciato. Quali problemi abbiamo avuto facendo tutta questa questo ma magnifico giro. Sicuramente il numero di eventi cresce esponenzialmente, perché potete solo aggiungere, non se ne possono cancellare, quindi andiamo nell'ordine dei milioni molto 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 in fretta. Sicuramente MongoDB è un database molto veloce per gestire grosse cifre di documenti senza avere uno schema rigido, eh, ma comunque è un problema, ed è un problema perché a quel punto il proiettore, o meglio il runner, è un processo PHP che rimane... In esecuzione a lungo, quindi memory leak, crash e quant'altro. Abbiamo per esempio provato a ottimizzare richiamando il garbage collector a manina ed è stato peggio che non farlo, e abbiamo smesso di farlo. Ma a un certo punto ci siamo resi conto che c'era un memory leak nell'estensione MongoDB e lì fregati, Non lo fixi, non c'è verso, devi aspettare che esca la patch. Per ovviare a questi problemi abbiamo accorciato l'esecuzione del runner. Fondamentalmente col fatto che il proiettore può essere fermato e riavviato ogni volta e riprende da dove era rimasto, lo lanciamo a piccoli intervalli, gli diciamo eseguiti per 4 minuti e mezzo e abbiamo un crono ogni 5 minuti, sto facendo un esempio stupido, e al massimo ci assicuriamo, per esempio usando il, il, il Symfony lock, il componente lock di Symfony che non stiamo lanciando due volte lo stesso runner con la stessa proiezione, perché altrimenti ovviamente, addio, la cosa si sovrappone, comincio a fare più uno, doppi, tripli e quadrupli, e il nostro report va a farsi benedire. L'altro problema ovviamente è stato aggiornare gli eventi passati. Sì, lo so, vi ho detto che non si fa, però soprattutto nelle prime fasi ci siamo accorti un sacco di volte, porca miseria mi sono dimenticato questo dato, a ah, mannaggia non ho tirato fuori quest'altro dato. Per fortuna, avendo fatto quel trade-off all'inizio, ci siamo potuti permettere di dire, vabbè la soluzione è aggiustare il codice, sistemiamo gli eventi, alla peggio li rigeneravamo, leggendo dal passato, e poi resettavamo la proiezione. Eh, L'unico inghippo è che, siccome questa resettare la proiezione può essere un'operazione lunga, eh, ci tenevamo da parte il risultato della proiezione una volta elaborato, così se dovevamo rifare tutto da capo, intanto il report rimaneva magari boh, più vecchio di 10 minuti, mezz'ora. Chi se ne frega, i cioè, manager erano già contenti di avere dati aggiornati al giorno stesso. Figurati, 10 minuti, cosa vuoi che sia per l'emissione delle polizze. E, e questo ci ha permesso quindi di correggere in corsa e eh, evitare insomma, di schiantarci vista l'inesperienza. Un altro problema, e questo è molto legato anche al CQRS, abbiamo avuto spesso la tentazione di riutilizzare degli executor perché il codice era praticamente identico, eh? No. Anche se il codice è identico, è una coincidenza: cioè, siccome magari era identico perché lavorava allo stesso tipo di evento in un report simile, non significa che state facendo la stessa cosa. Siete in un contesto completamente diverso, siete in un report diverso, con delle regole diverse. Se poi dopo vi accorgete che dovete cambiare delle regole, avete un punto di accoppiamento dove in realtà non c'era ed era fasullo. Questa è una lezione che ho imparato a essere valida anche al di fuori di questo, di questo contesto. Non fate una classe astratta solo perché vedete codice identico. Devesse, se lo fate è perché state facendo la stessa cosa nello stesso contesto e cambierà per lo stesso motivo. Tanto, se sono davvero 10 righe di codice, fate prima fare copia e incolla del codice, del test, e buonanotte. Poi ognuno vivrà di vita propria. Cosa abbiamo guadagnato da tutto questo giro? Primo, yeah, report nuovi, fantastico. Addio, mega query SQL mortali che non sapevamo più come manutenere. E quindi abbiamo trovato un modo che ci permettesse di produrre dei report, soprattutto molto affidabili anche sullo storico, perché. A paradossalmente, quando troviamo con questa metodologia eh, dei bug, abbiamo tutta la storia, abbiamo tutta la moviola. Quindi possiamo tornare nel passato, ricontrollare bene cosa è successo e correggere il report e rifarlo da capo. Molto molto in fretta. Anzi, vi dirò, molte volte è capitato che confrontavamo un report nuovo con report vecchio e aveva ragione il report nuovo. Cioè era molto più semplice scrivere la logica a suon di executor che spesso e volentieri ci accorgevamo che facevamo delle semplificazioni scorrette nella query SQL perché a suon di join su join su join su join diventavamo scemi. Poi sicuramente ci abbiamo guadagnato un po' di esperienza su MongoDB, per esempio il mio nuovo progetto usa solo MongoDB, è stata una cosa molto comoda, e poi soprattutto abbiamo scoperto che le proiezioni si possono riutilizzare, non il codice, il risultato finale. Ci è capitato più volte... Di far sì che una proiezione fosse addirittura un risultato intermedio. Mi spiego meglio. Abbiamo in alcuni casi una proiezione che riproduce tutte le informazioni di vendita polizze di un trimestre, per farvi un esempio. Quella stessa proiezione può essere facilmente querata che brutta parola però, passatemela aggregata, ok, perché poi tra l'altro la query giusta è un aggregation su Mongo per tirare fuori n report diversi, tipo, ok, voglio sapere di questo trimestre spaccato per account, spaccato per compagnia assicurativa, spaccato per eh, settimana all'interno del trimestre, però la base di dati è la stessa, il bello è che siccome abbiamo la projection inter intermedia, la projection è molto verbosa e magari ha molta du duplicazione di dati ma non ce ne frega, l'importante è che sia formattata in una maniera per cui fare un aggregation è molto veloce quindi abbiamo pagine di report che invece di metterci 15 secondi a query, ce ne mette 0.0.1 fantastico, proprio F5 violento degli account sulla pagina dei bonus monetari ve lo assicuro il bello poi è anche l'architettura che vi ho spiegato, questo è un po' un riassuntino, c'è il runner ci sono i projector, i projector e poi ci sono gli executor, ok? Alla fine, ogni, ogni report, ogni projection che volete ottenere vi crea una pila di questo tipo. E questo vuol dire che abbiamo dei pezzi di codice davvero, davvero, davvero piccoli. Gli executor, non sto scherzando, ho degli executor da quattro righe. Cioè, cioè execute quattro righe fino fine. Perché faccio tipo if, eh, update di un documento, return. Perché alla fine gli eventi sono talmente piccoli che la logica da applicare al singolo evento è veramente piccola. Al massimo. Se vogliamo lavorare, per esempio, come vi dicevo, come hanno fatto i miei colleghi, e volete poter fare il rewind, tornare all'indietro per poter correggere un errore perché il runner ha scazzato, dovete essere sicuri che l'executor sia in grado di andare in una direzione o nell'altra. E qui, magari, avere un test unitario fa comodo perché vi assicurate che se fate più uno, poi fate meno uno sulla roba giusta, senza sbagliare, sulla data giusta, eccetera. Inoltre, l'altra cosa bella è che quando hai gli eventi i poteri, i superpoteri di debug. Perché? Perché sai cosa è successo di tutto, sei onnisciente sulla tua applicazione. Un account, un utente, può provare a fare undo? Non sparisce. Lì c'è scritto che hai fatto una cagata. Sapete quanti falsi bug abbiamo rimandato indietro con grazie a sta roba? Perché ci dicevano: Ah, questa polizza è successo un macello. Facevi la query sugli eventi. Sul tipo polizza, filtrando per i d della polizza, ok, questa polizza ha fatto così, 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 ah, ma questo non lo doveva fare. E quindi riuscivi davvero a smentire le persone quando ti facevano report di bug perché sapevi dirgli vite e morte e miracoli di ogni cosa che poteva essere passata sul vostro database. L'applicativo ha mantenuto. Senza cambiamenti il suo database MySQL e ha continuato a vivere in maniera transazionale lì, perché le transazioni di MySQL, ragazzi, sono impagabili. Fare rollback quando scoppia un'eccezione. Oh, non ci voglio rinunciare. Però avevamo una seconda fonte della verità all'interno del nostro applicativo che ci poteva dire lo storico passaggio per passaggio, versionato secondo per secondo. Ultima cosa comoda che abbiamo guadagnato, un po' di autopromozione anche qui. Abbiamo scritto un piccolo bundle per interagire eh, con MongoDB, eh, è molto terra-terra nel senso che non aspettatevi un doctrine, vi dà semplicemente una mappatura nel container di Symfony della connessione a DB, collection e roba del genere, però la cosa bella è che aggiunge una pagina al profiler di Symfony che vi permette di vedere in maniera simile a doctrine quali connessioni, quali eh, query avete fatto, con che tempistiche, farne un explain e roba del genere. Grazie.